Siamo alla Fondazione Pescara Abruzzo, prima del concerto qui per la rassegna La Casa del Jazz con Alessio Menconi. Benvenuto su Jazz Convention. Grazie, Allora, parliamo di questo progetto in solo, parliamo di come hai concepito sia il repertorio sia anche la modalità del tuo suonare appunto da solo. Guarda, diciamo che questa cosa è nata un po' per caso, facendo proprio qui in Abruzzo un primo concerto circa un anno fa. Diciamo che il desiderio principale era quello di suonare canzoni che non fossero necessariamente nel repertorio jazzistico, quindi come sentirai poi dopo suonerò brani di estrazione di vario genere, di folk, pop, ovviamente anche di jazz. Quindi la voglia di suonare da solo, di improvvisare molto, che è quello che faccio di più con questo progetto da solo, e di suonare appunto un repertorio più vasto, visto che le mie origini sono di vario genere, dal jazz al pop, al folk, anche molta musica brasiliana. L'ambito del jazz, diciamo che quello che ci accomuna è la fusione di jazz più tradizionale, per tradizionale intendo da bebop, hard bop, fino al jazz più moderno e quindi quello che fa un po' parte più del jazz, diciamo, europeo, quindi dell'ECM, di questi particolari generi di musica. Ci accomuna questo, quindi la voglia di avere così un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista di sonorità e suoniamo principalmente brani originali. Thank you.
Il trio Bobo, con cui tra l'altro dopodomani abbiamo un concerto all'Auditorium, al Parco della Musica a Roma. È un progetto che esiste da 6 o 7 anni, diciamo dedicato più al jazz elettrico, al jazz rock, di matrice più verso i Weather Report, una musica del genere, anche se nonostante noi suoniamo praticamente quasi solo musica originale.